Claudio Nassi su Milano Cardinale e Maldini vedi letture. Contrariamente a quello che qualcuno pensava, non ho mai avuto l'opportunità di spendere a Will. È successo solo una volta, a Sampdoria. Dalla bancarotta che c'era per costruire una squadra che è venuta a vincere. Per questo preferisco chiamarmi fallimento e non di punto G punto ODS, perché, alla fine della campagna di acquisto, ho dovuto chiudere in active. Non ho avuto problemi a vendere. Stavo lavorando per raggiungere le finestre di mercato con la maggior parte dei colleghi dei miei. L'allenatore e i giocatori hanno parlato nel club. La linea politica, in effetti, doveva essere una. Silenzio ha fatto il resto e nel calcio è ancora più importante. Per la Fiorentina, Conte Pontello, con una squadra per essere riparata, ha detto fai quello che sembra, finisci in eccesso. La premessa per trovare spiegazioni per la decisione di Gerry Cardinal di chiudere i rapporti con Maldini e Massara. Se è arrivato alla decisione di esonerare un campione che ha fatto la storia di Milano, significa che qualcosa non stava andando, soprattutto da quando, nella breve carriera come un manager, Paolo aveva vinto un campionato e portato il club in Champions League. Ma gli account? Evidentemente non sono tornati. Se i ladri è Giorgio Furlani, Bocconi, con il maestro ad Harvard, analista Lehman Brothers, Silver Point Capital, presso L. Apollo Fund e per 12 anni di portafoglio nel mondo Elliott, che deve condividere con calcio? Per riferire, quindi, la promozione capo dello scout Jeffrey Moncada, l'uomo che ha portato Mbappé al Monaco, e sostegno del guru baseball Billy Beane, decisivo nel convincere il cardinale che calcio europeo era una grande opportunità e ha convinto l'affermazione di questi giocatori basati sui dati, in un mercato Moneyball, come nel film con Brad Pitt. Lo stesso accadrà con Luke Bourne, l'uomo che ha pianificato la scalata di Tolosa, un'altra compagnia della galassia. Il cardinale entra in una gamba tesa con le sue idee e porta un altro modo di gestire il calcio. La squadra seguirà più da vicino, ma lascia il fatto che Pioli mette anche la bocca negli acquisti, perché gli allenatori vedono soprattutto i giocatori che si adattano al loro calcio e l'ultima parola è all'altezza del DC. Rimango anche l'avviso che se Maldini Massara avessero venduto e raccolto da Donnarumma, Cialanoglu, che si è romagnoli, invece di perderli a costo zero, sarebbero comunque al loro posto.